dichiarazione dei candidati alle regionali di Fratelli d'Italia, come si appresta lei a vivere questa nuova avventura, questa sfida che comincia oggi, con quali prospettive? È un'avventura che vivo con grinta, con entusiasmo, con determinazione e con orgoglio. Rappresento la donna, la quota rosa di Fratelli d'Italia, una bella squadra fatta da 5 uomini e una donna. Sono fiera di essere la rappresentante femminile del partito. Non dimentichiamo che siamo, come Fratelli d'Italia, l'unico partito forte che ha per leader Giorgia Meloni una donna. La mia sarà una sfida all'ultimo voto, come ho detto. Mi occupo di sanità per lavoro, perché faccio il medico di medicina generale. Per lavoro sono vicina in una maniera particolare ai cittadini, ascolto le loro lamentele, i loro problemi. Stando vicini alle famiglie possiamo spesso avere una visione d'insieme di quello che è il sistema che ci sta circondando. Molte famiglie vivono un disagio economico, un disagio che è fatto anche a volte di servizi sanitari purtroppo ancora carenti sotto certi punti di vista. Penso che la sanità in Piemonte si possa migliorare, che la gestione sin qui attuata dalla giunta di sinistra non sia stata ottimale. Come donna di Fratelli d'Italia, come medico, come persona che ascolta quotidianamente i cittadini, penso che ci siano molti spazi di miglioramento, penso che sia necessaria una ventata di novità, penso che sia necessario anche qualche medico in più a fare politica, perché i politici di professione vanno benissimo, però ogni tanto c'è bisogno di ascoltare magari un po' di più il consiglio di chi quotidianamente fa un determinato mestiere e vive nella realtà concreta e seria di un territorio, al di là delle marchette o degli slogan elettorali. Io non posso sopportare, io sono mamma oltre che medico di un ragazzo disabile, non posso ad esempio accettare, mi rendo conto che sono regole nazionali, ma farò, spero di fare tutto quello che posso per migliorare la situazione remunerativa delle pensioni di invalidità in Piemonte. Un disabile che non può lavorare in Italia e in Piemonte continua a ricevere 300 euro scarsi di pensione al mese. Ma come si fa a vivere con 300 euro? Questa non è marchetta elettorale, questa è la verità da tanti anni. E quando penso che un signore che arriva su un barcone, per quanto disperato, riceve 35 euro al giorno per vivere, e poi un ragazzo disabile italiano che non può lavorare deve vivere con 300 euro di pensione di invalidità al mese, mi rendo conto che insomma forse c'è qualcosa da cambiare, c'è qualcosa da ridiscutere, e soprattutto bisognerebbe, come dire, capire che quando una nazione è ricca, quando una regione è forte, quando una regione ha tante risorse, si può permettere tante cose, compresa l'accoglienza delle persone più sfortunate. Quando le risorse diminuiscono, quando la coperta diventa troppo corta, è importante ragionare su una razionalizzazione, su una gestione che può sicuramente dirottare delle risorse, spostare delle risorse laddove in questo momento forse servirebbero di più. Ecco, questo è una piccola parte del mio pensiero, ma il programma elettorale sarà lungo e dettagliato e prometto di essere molto molto agguerrita. Grazie.